Nel nostro film l'ossessione di Raffaele è quella di apparecchiare al meglio la sua aia in maniera tale che il vento non la trovi fuori posto, perché è come se si imbandisce un banchetto di nozze, no? Tanto è importante per lui il risultato di questo raccolto. E lo fa con tutta l'attenzione, la pervicacia che richiede un mestiere di grande artigianato, come potrà essere quello di fare il contadino in quelle condizioni. Ecco, tutta questa attenzione, questa dedizione al risultato finale assomiglia molto a quella, se non altro in termini di aspettative, che ci mettiamo quando proviamo a fare un film, dove però la componente alea, l'imponderabile, come dire, può scompaginare tutto e come dire, far saltare il risultato. In questo senso c'è un pezzo di Raffaele, c'è un pezzo di me in Raffaele. Ecco. Nella tradizione contadina il vento, soprattutto nel periodo della mietitura, era come dire, determinante, fondamentale per portare a termine il raccolto, perché quando ancora non erano arrivate le macchine, le trebbie, veniva lasciato al vento diciamo, il ruolo di separare il grano dalla paglia, e il vento doveva essere, come dire, bello, teso, in maniera tale che questo lavoro potesse essere fatto in fretta e in modo qualitativamente importante. E tutto questo finisce nel momento in cui arrivano le macchine e diventa ininfluente. In questo senso credo che il racconto sia così, abbia un po', se ci vogliamo mettere un po' di buona volontà, la valenza di un apologo, nel senso che racconta intanto questa sfida continua che si rinnova con la natura, dove però poi è la natura in un certo senso a dare le carte e a determinare le nostre azioni con le sue leggi. Noi pensiamo di poter eludere questa realtà, ma è così. E da questo punto di vista, anche se questo contadino è sideralmente lontano dal nostro modo di vivere, ci può dire su come in realtà noi davvero non abbiamo più un rapporto corretto con la natura, di rispetto, dove è importante avere la consapevolezza che siamo ospiti e non come dire, dei predatori che la dobbiamo usurare. In questo credo che questo film, così apparentemente lontano da quella che può essere qualsiasi tematica che possa essere di appeal a un giovane, in realtà racconta di come invece stiamo per lasciare il mondo ai giovani. C'è nel libro, tieni conto che ogni adattamento poi viene fatto in estrema libertà. Angelino nel libro è il bambino che va sostanzialmente a trovare Raffaele per farlo sentire un po' meno solo. Ho cercato di tenere questo aspetto anche nel film, anche se poi nel film diventa poi quasi un racconto di iniziazione, no? Dove insieme all'amicizia c'è anche l'iniziazione a un mondo che Angelino, che ha un gioco forza, ha lasciato la scuola, non conosce. Abbiamo fatto un grande lavoro di sopralluoghi in quell'area che storicamente è deputata alla coltivazione del grano, e abbiamo scelto un luogo che non avesse i segni della contemporaneità, perché il racconto era ambientato nella seconda metà del secolo scorso, e quindi era molto importante che tutti quegli elementi come tralicci, antenne, eccetera, potessero in un certo senso denunciare il presente. E poi, come dire, l'adesione al luogo è stata così importante che in un certo senso ha persino poi determinato la messa in scena. Inizialmente questo film era nato come un film che si doveva fare all'interno di un laboratorio dell'Università di Cagliari dove io insegno, e non aveva forse neanche le dimensioni del lungometraggio. È stato lo andare là,
lo scoprire questo luogo, lo stare lì in questo clima, come dire, di iniziazione diffusa che riguardava anche poi i ragazzi che hanno fatto il film con me e che facevano parte a tutti gli effetti della troupe, che come dire, ha in un certo senso persino determinato la lavorazione e la messa in scena. Il film lo abbiamo trovato girandolo nel luogo, perché se tu vai a leggere la sceneggiatura probabilmente non c'era neanche tutto quest'arco narrativo. Allora, Raffaele è una mia vecchia conoscenza, pochi sanno che lui è il bambino di Banditi a Orgosolo, che è un classico della storia del cinema, il film di Vittorio De Setta. Da allora sono passati ormai 70 anni, 60 anni perché il film fu portato qui a Venezia nel 61, e io poi ho prima da spettatore e poi ho avuto modo di conoscerlo come persona, e l'ho avuto in altri due miei film, perché ha fatto il ruolo di una persona anziana anche sul mio secondo film, Sono in tavola, e in un piccolo episodio che ho realizzato proprio per i 70 anni del Festival di Venezia, che si chiama Transumanza, per cui c'è un rapporto ormai anche di amicizia. Lui non fa l'attore, diciamo che per amicizia destina una parte del suo tempo libero a queste nostre avventure. È sempre, come dire, c'è sempre da fare tutti gli scongiuri del caso quando si parla di un nuovo progetto oggi al cinema, però da un po' di tempo stiamo sviluppando un film con tratto da un libro di Alberto Capito che si chiama Alberi, Arranti e Naufraghi, un libro bellissimo che qualche anno fa è stato considerato libro dell'anno dalla trasmissione Fahrenheit di Radio 3. La mia speranza è che l'anno prossimo cominciamo a girarlo.